invece col coach della QC Ionico Basket Taranto, Davide Olive, siamo nel dopo partita di gara 2 che è andata a Rinascita Basket Rimini, che dunque conduce 2-0 nella serie. Coach, una partita che Rimini ha condotto per, diciamo, 2 quarti e mezzo, poi c'è stata una vostra reazione anche molto importante, e nell'ultimo quarto c'era la sensazione che, insomma, la partita fosse ancora in bilico, nonostante ci fosse un po' di divario a favore dei padroni di casa. Poi nel finale Rimini ha dato un'altra accelerata che è stata poi decisiva. Come vede lei la partita e soprattutto quel finale che poi ha portato alla vittoria di Rimini? Ah sì, noi l'idea era quella di tenere sicuramente i ritmi più bassi rispetto a gara 1, dove la squadra di coach Ferrari ci ha fatto veramente male in contropiede. Abbiamo subito veramente tante transizioni. Abbiamo provato a giocare in maniera più controllata, andando più lungo sui giochi d'attacco e magari limitando quelli che possono essere i rimbalzi e le possibilità di contropiede da parte dell'altra squadra. Bene o male stavamo dentro al nostro piano gara, però nella parte finale del secondo quarto ci siamo un attimino disuniti. Abbiamo concesso un paio di canestri facili e poi Tassinari ha messo, credo, una delle sue invenzioni allo scadere e ci ha portato da un meno 8 che eravamo negli ultimi possessi. Un paio di errori nostri e quella sua bomba ci hanno fatto rientrare negli spogliatoi sotto di 14. L'impatto nel terzo quarto non è stato dei migliori, non ho visto la mia squadra pronta così come eravamo partiti all'inizio della gara, e la Rimini è stata più brava a conquistare rimbalzi d'attacco, a dare più movimento palla, e lì hanno creato un vantaggio importante. Purtroppo quel vantaggio importante ci ha portato fuori dal piano gara, che il nostro piano gara era provare a stare lì fino alla fine del terzo quarto con un divario magari dentro la doppia cifra, per poi sperare in una nostra fiammata, che c'è stata in questa gara, anche importante, anche con tanto orgoglio e con tanta volontà da parte dei miei giocatori, però purtroppo siamo andati da meno 20 e credo siamo arrivati massimo meno 8 se non vado errato, però poi quando butti tanta energia nel campo alla fine, soprattutto con una squadra di qualità e con tante rotazioni come quella di Rimini, alla fine poi non arrivi lucido e la maggiore qualità e la maggiore esperienza comunque è venuta fuori. Coach, venerdì si torna in campo nel vostro palazzetto per gara 3, una partita che per voi è già dentro fuori, lo potrete fare però appunto nel vostro palazzetto. Le chiedo come strutturerà il programma di questi prossimi giorni per cercare di far recuperare l'energia ai suoi giocatori e presentarsi pronti venerdì sera. Ma sì, adesso abbiamo queste 8 ore di viaggio da fare, che sicuramente messe insieme a queste 2 gare che ci sono state in 48 ore sicuramente è un altro bello sforzo fisico. Sicuramente un giorno di riposo, perché in questo momento credo che il riposo sia abbastanza altrettanto importante come il potersi allenare. Dopodiché giovedì torneremo in palestra, analizzeremo quello che abbiamo fatto di positivo in questa gara, perché non butto tante cose, perché comunque la squadra ha visto un atteggiamento diverso rispetto a gara 1. Analizzeremo le cose su cui magari abbiamo sbagliato, soprattutto diverse rotazioni difensive che hanno concesso poi a loro di attaccarci con tagli in mezzo all'area o con ribaltamenti per il tiro da 3 punti, e troveremo sicuramente qualche altra alternativa per provare a contenere e limitare il potenziale offensivo di Rimini. Giochiamo nel nostro palazzetto, giochiamo davanti ai nostri tifosi, abbiamo dimostrato tutto l'anno, nonostante tante vicissitudini, di essere una squadra che non molla mai, e quindi venderemo cara la pelle, vogliamo in tutti i modi allungare la serie. Grazie, allora coach Davide Olive, e buon rientro. Grazie a voi.